catturato il primo pesce, un bel pescione fatto con la 45 grammi e high stick color sardina, non ha saputo perdonare. Abbiamo intanto un'altra mangiata là davanti e dai ragazzi. Ecco il nostro letterato, high stick, lo rilasciamo. Secondo pesce. Ragazzi, è un cecchino, un cecchino. Fermo. Ok, gira. Sta girando secondo me sulla coda. Qua è girato sulla coda. Release! Pesci li abbiamo presi. 24 metri, waypoint 3,99 e qui. E adesso siamo in 31 e non c'è niente. Direi giriamo e ritorniamo. Facciamo il giro largo. No, giro largo e proviamo a tornare a vedere dove sono. Dai, vai. Vai, rapido! Ecco! Grande! Doppia! We'll be right back.
stick. No, c'è il cutter. No, no, high stick, high stick. Eccolo lì, eccolo lì. Vieni qua. Vieni, eh. La mia compagna di pesca è stata la Kia Reef 740H, una canna con un range di lancio dai 20 agli 80 grammi. Ti permette sia di lanciare esche leggere, sia esche di un peso ragguardevole. Ho utilizzato un mulinello Apodis 6000 con una treccia Weeper da 40 libbre e un finale del Seaguard Pink Label dello 052. Per me questa è l'accoppiata perfetta per i grossi alletterati del alto e medio Adriatico. Io rispetto a Manu ho usato un approccio un po' più light, ho usato la sorella minore della Kia Reef, la 760H, potenza di lancio 15-45, leggermente più lunga, per cui mi ha permesso di essere più performante sul lancio anche con esche più piccole. Come setup di fili ho usato il solito di Manu e qui come esca vi presento quella che abbiamo utilizzato per tutto il giorno, ovvero l'high stick, montato con un doppio assist in testa oppure con un assist singolo dietro. Questi assist qua sono Hayabusa misura 3.0. Giornata molto positiva, era partita alla grande, subito due strike, poi il mare ci ha messo in grossa difficoltà, però abbiamo deciso di rimanere e alla fine la scelta ha pagato. Assolutamente sì, 8 strike ragazzi. 8 strike di fantastici alletterati, ci siamo divertiti veramente tanto e che dire, alla prossima. Alla prossima con noi, ciao! Ciao ragazzi!